Bentornati alla bussola, orientarsi nella pubblica amministrazione e benvenuta alla nostra ospite di questa sera che è Serena De Lillo, responsabile d'area del CAF CGIL. Benvenuta. Allora, il CAF e la pubblica amministrazione, visto che il nostro format tratta proprio di questo, che cosa è il CAF e in che modo, si collega con la pubblica amministrazione? Dunque, il CAF nasce come dice la parola stessa, è un centro autorizzato di assistenza fiscale. Proprio perché autorizzato deve avere un'autorizzazione apposita rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. E infatti tutti i CAF devono essere iscritti per operare all'interno di uno specifico albo. In particolare il CAF della CGIL, che io in questo momento rappresento, nasce, diciamo così, per la prima volta nel 1993. Voluto proprio dalla CGIL per aiutare i lavoratori dipendenti e pensionati a disbrigare le pratiche di natura fiscale. In modo particolare, in quel momento l'esigenza nasceva per la compilazione del modello 730, che era la prima volta che usciva questo nuovo modello di dichiarazione, cosiddetto semplificato. Poi in realtà tutto è divenuto tranne che un modello semplificato. E quindi appunto il CAF aveva come prima necessità quella di aiutare i propri tesserati, lavoratori dipendenti e pensionati nello specifico, ma non solo tesserati, perché il CAF per sua caratteristica deve svolgere un servizio a tutti i cittadini che richiedono il servizio. Questi problemi poi di natura fiscale si sono nel corso degli anni, hanno, diciamo così, si sono aumentati nel corso degli anni, tant'è che il CAF è divenuto un vero e proprio intermediario tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Anche perché appunto le persone a cui noi ci rivolgiamo nello specifico sono persone che hanno poca dimestichezza con la tecnologia, con smartphone, con tablet, eccetera, eccetera, e quindi hanno sempre bisogno di qualcuno che operi per loro. La nostra struttura, il nostro CAF, svolge poi un'azione capillare su tutto il territorio della provincia di Siena, ma non solo, perché siamo una società regionale, quindi operiamo in tutte le province della Toscana. In particolare Siena svolge un'attività che riguarda oltre 40 punti in tutta la provincia. E quindi andiamo a raggiungere anche quelle piccole frazioni vicino ai comuni che sono poco servite dai mezzi pubblici, che sono poco servite ad esempio da altri tipo le poste, non ci sono uffici postali, non ci sono uffici bancari, e quindi le persone hanno bisogno di un riferimento, di un aiuto per svolgere le pratiche comuni che vengono, delle quali hanno bisogno di svolgere. E quindi ecco, il CAF con la pubblica amministrazione nel corso degli anni è divenuto proprio un vero e proprio intermediario. Ecco, in che modo il CAF interagisce, ad esempio, con l'INPS su tematiche, insomma, attuali al giorno d'oggi? Dunque, il CAF agisce un po' con tutti i servizi della pubblica amministrazione. Siamo nati, come dicevo prima, con il modello 730 e quindi in particolare con l'Agenzia delle Entrate, perché noi aiutiamo sì il cittadino nella compilazione del modello 730, ma poi facciamo tutta una serie di lavori successivi, come la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la trasmissione a sostituti d'imposta dei risultati di questo 730, eccetera, eccetera. In modo particolare con l'INPS agiamo già da diversi anni, perché siamo partiti con l'ISE, che erano fine degli anni 90, 96, 97, con la trasmissione telematica dei modelli. Siamo partiti con l'ISE. Ora in particolare, proprio in questi mesi, in questo periodo, ci stiamo rivolgendo per il reddito di cittadinanza. Quindi noi aiutiamo tutti i cittadini che hanno bisogno di compilare il reddito di cittadinanza, gli aiutiamo nella compilazione e poi gli trasmettiamo la pratica all'INPS. A seguito della trasmissione di questa pratica, poi il cittadino riceve, se rientra chiaramente nella percezione del reddito di cittadinanza, riceve una tesserina tipo un bancomat sul quale gli viene accreditato mese per mese l'importo del reddito di cittadinanza. Non solo, ma ogni anno lo stesso cittadino che compila il reddito di cittadinanza deve presentare il modello ISE e quindi aggiornare i redditi sulla base del nuovo anno di dichiarazione, affinché l'INPS, controllando la banca dati, vede i redditi aggiornati e può continuare a trasmettergli il reddito di cittadinanza oppure sospenderlo nel caso in cui abbia superato la soglia di limite massimo che può arrivare per il reddito. Ecco, ha fatto accenno al reddito di cittadinanza, comunque diciamo uno strumento nuovo. Quanto è difficile quando vengono introdotti,
nuove regole o nuovi strumenti far indirizzare al meglio il cittadino? Allora, è sempre complicato perché una volta uscita la norma sembra che sia tutto a posto, in realtà non è così, perché dietro alla norma ci devono essere poi tutta una serie di decreti attuativi o dell'INPS o del Ministero di riferimento che chiariscono quali sono le specifiche tecniche, quindi chiariscono quali sono i requisiti specifici che il cittadino deve avere, chiariscono tante sfaccettature, perché poi al di là della norma ci sono tutta una serie di sfaccettature dietro che vanno inglobate e vanno ricondotte alla norma stessa, e soprattutto devono uscire quelle che sono le norme di indirizzo per i CAF o per chi trasmette la pratica. Quindi si dice il reddito di cittadinanza, si inizia a compilarlo dal 1° di ottobre, in realtà dal 1° di ottobre la norma stabilisce il 1° di ottobre, ma poi in realtà manca tutta una serie di provvedimenti per cui passano sempre un altro po' di giorni per capire come operare effettivamente. E questo genera un po' di turbamento nei cittadini, perché i cittadini si affrettano, specialmente alle nostre sedi, a prendere appuntamento, e noi cerchiamo di dargli gli appuntamenti sempre un po' più avanti per cercare di arrivare a compilare la pratica e avere una situazione chiara di che cosa si deve fare, di che cosa è richiesto a lui e di che cosa è richiesto a noi, ecco. Bene, grazie a Serena De Lillo. Oggi abbiamo iniziato ad approfondire quelle che sono le tematiche che il CAF gestisce, ma lo faremo anche nelle prossime puntate cercando di andare a vedere altre tematiche. Grazie di essere stata con noi.